Bentornati ragazzi in questa nuova parte di Super Mario 64 DS. Nello scorso episodio abbiamo preso la nostra prima stella. Sì, abbiamo fatto pure il primo fail, ma vabbè. Oggi, invece di fare la fortezza, come vi avevo detto nello scorso episodio, invece di fare la fortezza, vabbè, è un po' scomodo giocare così, ma vabbè, faremo la seconda stella di queste. Del livello del mondo del boss Boomba. Ok, non è come Luigi's Mansion, perché ho appena giocato a Luigi's Mansion, ho fatto un piccolo test prima della serie. Comunque, gara con Koopa il veloce. E ci serve Mario, ma per fortuna adesso, se vedete la mappa, ci sono due cappelli di Mario che ci fanno trasformare in Mario. Allora, muoviamoci. Dove si trova il primo cappello di Mario? Eccolo. E diventiamo Mario. E possiamo fare i suoi passi. Solo che la voce è sempre quella di Yoshi, purtroppo. Potevano fargli anche cambiare la voce, no? Così era un po' più bello, ma vabbè. Koopa il veloce, affrontiamo Koopa il veloce. Guarda che si rivede, Mario. Quanto tempo? Hai messo su un po' di ciccia dall'ultima volta, eh? Troppa pasta e dolci, eh? Are you serious? I kill you! I am a Super Mario! Vabbè, dovresti fare un po' di sport. Che ne dici di fare una gara fino alla cima della montagna? Dai, la gara comincia quando dico via. Pronti? Via! Perfetto. Anche la telecamera è girata, vabbè. Ok, cavolo. Ecco, bel veloce, pensi di essere tanto veloce? No. State tranquilli, recupero. Koopa il veloce è abbastanza veloce. Presto, 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 presto. No! Vabbè, ci rivediamo al secondo tentativo. Pronti? Via! Stavolta se niente fail, ok? Via, si parte! Ora ti faccio vedere io chi deve perdere un po' di chilo. Goomba del tubo. Ciao Catenaccio, ti stavo per colpire. È scomodissimo con giocare così. Ma almeno ho testato che con Luigi's Mansion può funzionare. Ovviamente non caricherò quel tentativo. Caricherò di. Uffa! Sti control. Cioè. Questa situazione. Guardalo, 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 guardalo. Che lezzo. Sembra solo un lezzo, veramente. Jumpy. Fai salti di allegria, ma tanto io conosco una scorciatoia. Zack. Zack. Sì, ma bisogna spiegarsi perché anche lui sta arrivando. Io salto direttamente qui e. Zack. Hai perso. Vediamo un po' chi deve perdere chilo, da dove vieni? Dai, vai, vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, dai, vieni, vieni, vieni. Puff, punt. Wow, sei più veloce di un fulmine. Un razzo umano. Tieni, l'hai vinta. Ciò che è giusto è giusto. Comunque, ovviamente non sarà l'unica stella di questo episodio, dove stavo ancora? Let's go! Perfetto. Iniziamo. Adesso faremo la terza stella se ci riusciamo. Battaglia di Boboom. Oh. Salva e continua. Prossima stella. Qual è? 5 stelle d'argento. Vai!
Si parte. Funziona come in Mario Galaxy 2. Prendi 5 stelle d'argento per formare una stella. In realtà in Super Mario Galaxy era per formare una super stella, ma vabbè. Le stelle si possono vedere qui benissimo. Sulla mappa sta arrivando una bomba. Intanto c'è il contatore lì, ne dobbiamo prendere 5. Ma vabbè. Ah sì, c'è una stella con le monete rosse. Giriamo la visuale. Io non penso di completarla al 100% sto gioco, io penso di farlo semplicemente fino al boss finale, perché se ci arrivo, perché veramente io questo gioco non l'ho mai completato e poi è veramente scomodo registrarlo, quindi farò quello che posso fare. In tutto sono 150 stelle. Non quanto Super Mario Galaxy 2 e l'1. Ma vabbè. Iniziamo. Perché dico sempre iniziamo? Vabbè. Non stiamo trovando monete. Monete, ecco. Cioè le stelle. Vediamo un po'. C'è il catenaccio qui. Ah sì, eccolo. No, c'ho un po' di mal di gola. Gli effetti dell'inverno? Allora. Poi, prossima stella. Andiamo a prendere questa risola. No, non c'è di buffa. Mi toccherà fare un taglio? No. Beh sì, dovrei fare un taglio. Burro quel maledetto. Ah sì, se in questo gioco se per caso venite colpiti le stelle, vi tolgono le stelle d'argento. Purtroppo è così. Perfetto, l'abbiamo ripresa. Andiamo a prendere le altre stelle d'argento. E una è. Purtroppo non si può prendere quella stella perché serve il catenaccio. La prenderemo in un'altra parte. Oppure in questa, boh. Chi lo sa, ma. Chi lo sa. Allora, la stella si trova proprio da questa parte. Where are you? Si trova. Dice che si trova qui. Il Goomba? È uno dei Goomba? Non sembra. Eh sì, è uno dei Goomba. La nostra penultima stella, manca soltanto uno che si trova proprio sulla torre, sul vicino all'arena in cui sfidiamo Boss Bobomba. Questa parte si sta per concludere, ma questa qui non sarà l'unica stella che. Le uniche due stelle che prenderemo perché faremo anche quella del catenaccio, ovviamente. Penso che si trovi qui sopra. Where are you? Un altro Goomba? Sì, perfetto, abbiamo preso la penultima stella di oggi. Sì, ma non scappare. Perfetto. Adesso, se venite colpiti, la stella scomparirà, ovviamente. Non penso anche danno da caduta. Infatti, danno da caduta non vi toglie niente, per fortuna. Ciao, Bobomba. E abbiamo concluso anche questo livello. Ancora mi ricordo quel fail che ho fatto nello scorso episodio. Allora, adesso andiamo
Potevano fare che... Qua. Vabbè. Hai recuperato 3 stelle. Ora puoi aprire la porta con su scritto 3 stelle. Puoi anche visitare tutti i mondi nel piano terra. Ma dov'è Mario? Yoshi ha il compito di salvare anche lui? Comunque vada, l'avventura continua. E andiamo a prendere questa cavolo di stella. Comunque non la potremo fare questa stella finché non avremo Mario. Perché solo Mario può fare questa boss battle, perché non è più come prima, ma vabbè. E volevi? Eccolo qui, il catenaccio di Hollywood. Ahia, come ci ha scagliato in aria. Cavolo. No, 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 no. Fatti sotto, maledetto. Ma che stiamo girando intorno? No. E fa il tuo attacco. Cavolo. Perfetto. E adesso il catenaccio scomparirà. E andiamo a prendere quest'ultima stella di oggi. Signori, noi ci vediamo a un prossimo episodio di Super Mario 64 DS. Noi ci vediamo a un prossimo episodio, lo ripeto perché l'ho detto male, a un prossimo episodio di Super Mario 64 DS, in cui faremo finalmente... Aspettate che ci vado, La stanza con l'uno qui. Grazie al potere della stel del delle stelle la porta si apre. La fortezza dei tuo... O dei Womp, vabbè. Non ho mai capito chi era il Womp o i Twomp. Penso che i Twomp siano quelli... Vabbè, tutte e due fanno sto verso. Ma quelli lì massi in aria, ma vabbè. Nel prossimo episodio faremo la fortezza dei Twomp e affronteremo il passato di Super Mario Galaxy 2, cioè il passato della galassia. Ciao a tutti!